Buongiorno Giulianova, Operazione Verità oggi torna ad occuparsi della piscina comunale. Ricorderete che il 4 ottobre scorso, ormai 50 giorni addietro, posi delle domande al sindaco Costantini e all'assessore Di Candido. Domande rimaste prive di risposte. E questa non è una bella cosa, perché queste domande vengono poste dai cittadini, dagli utenti di quella piscina che, ricordo, non è qualcosa di privato che riguarda sindaco Costantini e assessore Di Candido. No, non è privato, ma è una cosa pubblica. E quindi le risposte sono dovute da parte di un amministratore comunale. Perché questo è diventato un vero e proprio mistero? È grottesco che un amministratore della cosa pubblica non risponda, non dica tempi certi e sciolga le nubi che si addensano su quell'impianto. Riassumo, spero che adesso finalmente queste risposte giungano, anche perché se no diventa veramente una barzelletta Costantini e Di Candido, ma non vi rendete conto. I cittadini sono esasperati da questo vostro silenzio. Primo, la piscina è chiusa dal 15 febbraio 2023. Fra un po' arriveremo a 10 mesi di chiusura. E quindi gli utenti stanno facendo i pendolari per le piscine della provincia. Quando riaprirà questa piscina, posto che l'impresa che si occupa dei lavori è più operativa dalla fine di luglio scorso, sono già 4 mesi che non ci lavora più in quella piscina. Perché i lavori sono fermi? Quando riaprirà la piscina? Il secondo quesito a cui dovete rispondere, siete tenuti, non è un optional, capite? L'avete capito bene? È vero che quella piscina, quando riaprirà, speriamo presto, non avrà più la possibilità di ospitare la riabilitazione, i corsi per i vigili del fuoco, per la protezione civile, insomma, per i sub, tutte quelle attività che già da 15 anni sono ospitate in quella piscina, perché pare che voi abbiate previsto l'abbassamento della profondità in quella porzione di piscina che prima ospitava queste attività. Allora, Operazione Verità vuole, a nome dei cittadini di Giulianova e degli utenti di Fuori di Provincia che si rivolgono a me per porre questi quesiti, visto che voi non lo fate di vostra sponte, avere queste risposte. Attendiamo fiduciosi. Buongiorno Giulianova.